Nell'arco di questo episodio andremo a sfaccettare ben tre grezzi di partenza e inoltre faremo un unboxing della mia piattaforma girevole preferita per la ripresa delle pietre preziose sfaccettate. Tutto questo e molto altro dopo la preview. Buongiorno cercatori, benvenuti nel mio canale se siete nuovi e bentornati invece se siete miei amici da tempo. Grazie per essere tornati a vedere anche questo mio video. Come avete capito all'interno della preview, in questo episodio andremo a sfaccettare ben tre grezzi di partenza, producendone effettivamente delle gemme sfaccettate. Inoltre ci sarà una sfida, infatti voglio chiedervi durante e nel corso di questo video quali di queste tre gemme sfaccettate vi è piaciuta maggiormente e perché. Scrivetemelo qua sotto nei commenti, per me è molto importante sapere anche la vostra opinione in merito, in quanto effettivamente queste pietre preziose sono molto soggettive e la loro bellezza può essere emozionale. Andiamo quindi nei primi istanti ad unboxare la mia piattaforma girevole che ho acquistato tramite Amazon, costa circa una trentina di euro e si tratta nient'altro che di una piattaforma specchiata per utilizzarla all'interno di un box fotografico. Infatti questa è motorizzata grazie al fatto dell'ausilio di elettricità. Vi permette di eseguire delle fotografie barra video interessanti all'interno di un box fotografico in maniera tale che la luce che entra all'interno della gemma sfaccettata possa dare il massimo della sua bellezza. Inoltre, quello che vi permette in maniera molto semplificata è di effettuare quindi delle riprese dei risultati della sfaccettatura. A mio parere, per 30 euro un kit che ogni sfaccettatore amatoriale dovrebbe avere il proprio laboratorio. Aggiungiamo il box fotografico che è circa una cinquantina di euro ed ecco che con 80 euro effettivamente e grazie sostanzialmente anche all'ausilio di uno smartphone si riescono già ad avere dei risultati molto soddisfacenti. Eseguito l'unboxing, definito quindi questo strumento che utilizzerò in questo e in altri video in futuro, ma sappiate che sostanzialmente è sempre questa piattaforma, passiamo alla sfaccettatura di questi tre materiali preziosi. Nelle prossime riprese quello che vi farò vedere è uno per uno questi grezzi, come li ho lavorati e che cosa ho ottenuto. È giunta l'ora di sfaccettare questo cristallo di quarzo fumé, pinerolese, proveniente nei dintorni quindi di Pinerolo, ritrovato nel corso delle mie prospezioni per minerali e la bellezza della sfaccettatura è proprio quella di riuscire a valorizzare dei minerali i quali dal punto di vista dell'abito, cioè dell'aspetto esterno, non hanno un vero e proprio valore collezionistico, legato soprattutto alla propria bellezza. Magari erano delle punte rotte, magari erano difetti, magari all'interno hanno delle zone fratturate. Con la sfaccettatura potrete andare a ricavare delle fantastiche gemme preziose, delle porzioni più limpide, quindi valorizzando al massimo un minerale di partenza, detto grezzo, che magari di bellezza non ne ha molta. Cosa c'è di meglio, infatti, di valorizzare un qualcosa che di partenza ha delle potenzialità inespresse e via via, grazie alla procedura, potrebbe diventare una fantastica gemma. Vediamolo assieme. Ci trasferiamo in Valgesso
E quindi in queste sacche, in cui ancora oggi è possibile trovare questi cristalli dimenticati di ametiste, i quali tendenzialmente di nuovo non hanno un abito esterno particolarmente interessante dal punto di vista collezionistico, vuoi per alcuni difetti, infatti per buona parte sono ricchi di inclusioni, di fratture, sostanzialmente zone non tanto interessanti all'interno del cristallo, ma proprio vicino alla punta vi sono quelle porzioni più limpide e cristalline, trasparenti, con fratture molto molto rade, e nel caso in cui ci siano, effettivamente potreste andare comunque a ricavare qualcosa di interessante. La mia sfida è stata estrarre da un materiale di partenza così difficoltoso effettivamente una gemma sfaccettata di valore. Vediamo assieme la procedura con cui l'ho sfaccettato ed il risultato. È giunta l'ora quindi di tagliarlo e di comprendere effettivamente quanto può essere interessante una volta sfaccettato. Noto che è un materiale di partenza che non presenta al proprio interno difetti, non vi sono fratture, non vi sono inclusioni, tende a essere effettivamente estremamente trasparente. Ha un colore azzurrino molto interessante, prossimo come similitudine all'acquamarina. Questo materiale può essere quindi molto interessante da sfaccettare, magari prima effettivamente di sfaccettare un'acquamarina, perché potrebbe darvi un risultato molto simile, ma soprattutto il taglio di quel design particolare potrebbe mettere in mostra alcuni problemi che magari è meglio risolvere su un altro materiale prima effettivamente di un'acquamarina di valore. In questo contesto però sono rimasto molto molto stupito e voglio mostrarvi quindi la procedura e soprattutto il perché sono rimasto stupito.
E siamo giunti anche al termine di questo episodio, in cui abbiamo fatto effettivamente moltissimo. Abbiamo unboxato la mia piattaforma girevole, l'abbiamo già utilizzata nel corso di molti filmati in cui vi mostro i risultati di queste ben tre grezzi lavorati. Inoltre, quali di questi grezzi vi è particolarmente piaciuto e perché? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Sono molto curioso della vostra opinione, soprattutto delle emozioni che sono state scaturite nel corso di questo video. Secondo me, il convertire un qualcosa che ha potenzialità effettivamente, non dico illimitate, ma grandi potenzialità, diventare qualcosa di veramente di bello e straordinario, molto molto soddisfacente, e devo ammettere che ogni gemma che sfaccetto mi piace sempre di più quest'hobby. Voglio lasciarvi con una frase di Michelangelo, presente all'interno della prima pagina di questo libro che sto utilizzando per il design delle pietre preziose che vedete nel corso di questi video, di Andrew Brown. Mi ha molto emozionato e al momento in cui sto sfaccettando, e soprattutto già diverse sono state le gemme preziose prodotte, devo dire che è molto reale, molto realistica ed affascinante, quanto può essere ancora attuale. Ve la leggo. Ho visto un angelo nel marmo e ho scolpito fin tanto da renderlo libro. Ed effettivamente è proprio così, perché all'interno di un grezzo di partenza il vedere un qualcosa, in questo caso una potenzialità, una potenziale gemma preziosa, lavorarla fino a renderla reale, tangibile. E il bello di YouTube, di questa piattaforma, è riuscire, spero, a passarvi e trasmettervi le emozioni con cui, in questo caso specifico, dal ritrovamento fino effettivamente al prodotto finito, mostrandovi sicuramente i pregi e i difetti, soprattutto i materiali di partenza e i prodotti finiti e la trasformazione con tutti i problemi correlati. In ogni caso, siamo giunti anche al termine di questo contenuto. Mi farebbe molto piacere sapere la vostra opinione qua sotto, nei commenti. Mettete mi piace a questo video, fatelo esplodere il tasto in maniera tale da riuscire a giungere a tante più persone possibili grazie alle interazioni che mi donate ogni volta. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ragazzi!